In campo uomini, droni e un elicottero dei carabinieri. Dopo l'uccisione di Amarena giovedì notte, gli sforzi si sono concentrati sulla ricerca dei suoi cuccioli, che sono stati avvistati sempre di notte, ma i tentativi di cattura con diversi strumenti finora non hanno dato i risultati sperati. L'orsa Amarena era la femmina più riproduttiva all'interno della popolazione, spiega Antonio Liberatore, veterinario e componente del PATOM, il Piano d'Azione Nazionale per la Tutela dell'Orso Marsicano. Purtroppo le femmine sono poche e non tutte sono riproduttive. Ma il fatto che abbia colpito una femmina di nome Amarena lo è in maniera assolutamente più grave ed evidente, perché Amarena era praticamente la femmina più riproduttiva della popolazione marsicana. 6 cuccioli in 3 anni credo che non si siano mai registrati. Ma quello che duole e colpisce di più è che tutto questo sia stato avvenuto in terra abruzzese. Amarena ha insegnato loro i posti dove cercare cibo, ma il vero problema sarà affrontare l'inverno in ibernazione. Gli orsi, sappiamo tutti, non è sempre così, ma sappiamo tutti che passano buona parte dell'inverno in letargo, più correttamente ibernazione, in un sito che è stato scelto, individuato dalla madre che ha esperienza in questo senso e che ha coinvolto anche i cuccioli. Purtroppo questo non è successo, per cui questi animali, una volta reintrodotti in natura, purtroppo non saranno in grado di trovare il sito adatto per trascorrerci l'inverno. Sono piccolini, peseranno una decina di chili, sono sfuggenti, si occultano con una certa facilità, saranno anche spaventati da tutto questo clamore che ci sta intorno, da tutta questa gente, da tutto questo piegamento di forze. È preferibile non catturarli mediante telenarcosi, perché a quell'età, oltretutto, non si sa mai in animale così piccolo la siringa dove finisce, il dardo siringa che viene esploso dal fucile lanciasiringa, per cui si tenta di catturarlo con dei sistemi incruenti. Tutta Italia sta seguendo con apprensione la vicenda. Sull'argomento è tornato anche il presidente Marco Marsilio, ospite del programma televisivo di Rai 3 Agorà. Sarà la magistratura ovviamente a determinare se questo signore ha agito per necessità. Io dubito che sia accaduto questo, però non sono il giudice, lo stabilirà la magistratura, e nell'accertamento delle eventuali responsabilità la regione si costituisce parte civile. È chiaro che a un atto criminale non si risponde con la barbarie, quindi le minacce di morte che stanno costringendo da giorni le forze dell'ordine a presidiare H24 la casa di quest'uomo. Ho sbagliato, non vivo più, dice Andrea Leonbruni, il 56enne indagato per aver sparato alla mamma orsa. Tutta la mia famiglia è sotto una gogna.